Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo di Dior, un profumo che promette di essere in boccetta la felicità o comunque tutto ciò che rende più sereni e felici possibili e uno sprizzo alla gioia e alla gioia di vivere. Parlando di Joy by Dior, la versione de parfum, un profumo che è nato nel 2018 e quando Dior ha pubblicato la sua prima pubblicità ha fatto un record di ascolti. Ovviamente tutti eravamo intrepidi e super eccitati per l'uscita di questo meraviglioso profumo e ovviamente quando l'abbiamo sentito, parlo per me stessa, adesso vi dico un po' la mia impressione. Allora, innanzitutto, come sapete, io non sono particolarmente amante dei profumi di Dior, a parte tutti i flanker di Miss Dior, soprattutto le versioni vintage. Innanzitutto è un profumo floreale legnoso. Quando l'ho sentito la prima volta mi ha ricordato subitissimo un altro profumo che io ho utilizzato tantissimo negli anni scorsi e che ho abbandonato perché un pochettino mi aveva stancata, tra virgolette, ed è molto, ma molto simile ad Allure di Chanel. Sono veramente similissimi, direi all'85% sono quasi identici, ovviamente hanno entrambi delle particolarità che li contraddistinguono, con le note di testa che sono bergamotto e mandarino, quindi è un profumo che si apre con dei livelli super speridati di bergamotto perché si sente davvero tantissimo nell'apertura. È uno di quegli agrumi che Joy porta così sul palmo della mano, tanto è forte. Le note di cuore invece sono gelsomino, rosa di grass, che è un passepartout per tutti i profumi di Chanel e di Dior, la pesca e il ribes nero. Qui appunto abbiamo il collegamento veramente fitto con Allure di Chanel, perché è proprio una nota che caratterizza il profumo di Allure e in questo caso caratterizza anche maggiormente Joy di Dior. Terminiamo con le note di fondo che sono muschio bianco, sandalo, cedro, patchouli. Sono quindi delle note che anche in Allure si trovano, però ovviamente in modo diverso. La mia prima impressione su Joy è sicuramente che è un profumo che può piacere a gran parte della popolazione, sia femminile che maschile assolutamente, anche se io considero che è un profumo molto più prettamente femminile. Ahimè, io devo dire che è un profumo che mi ha lasciato un po' senza parole, nel senso che è un profumo che sicuramente si può dire molto femminile, molto buono, con questa apertura agrumata, per poi finire su una pesca molto calda e poi il patchouli e muschio bianco danno poi quel dry down che rimane sulla pelle. Però a mio avviso è un profumo come tantissimi altri, è un profumo che non spicca per nulla di originalità, è un profumo che vuole essere in una comfort zone, quindi una zona in cui sì, io esco, sono prodotto questo profumo e poi vado su grande scala, quindi su tante persone a cui può piacere questo profumo vado sul sicuro. Purtroppo invece, come era successo quando è uscito Gabriel di Chanel, le mie aspettative fossero molto alte, quindi profumi nuovi, delle Maison Chanel o di Dior, ci si aspetta sempre qualche grinta in più, qualche particolarità che dica oggi quest'anno ci sono io nei primi in classifica. Invece sia con Gabriel e che con Joy purtroppo ho avuto una mega delusione. La sua durata è abbastanza buona, direi nella norma, sulle 6-7 ore, quindi do un 7 su 10 come voto. Il sillage invece è un 8 su 10, quindi abbiamo una importante scia, un'importante aura quando ci mettiamo Joy. Purtroppo con l'eau de parfum io mi aspettavo veramente più grandi cose. Invece devo dire che se devo definirlo, definisco una dozzinale, passatemi il termine perché poi è meraviglioso, sicuramente meraviglioso come profumo, ma è una dozzinale copia assolutamente di Allure. Allure è molto più profondo, più complesso, una piramide molto più arzigogolata, è proprio molto più elegante Allure. Invece qua è uno sparo, quando voi lo spruzzate, bang, bergamotto, bang,
pesca, ribes nero, patchouli, è molto dirompente e prorompente. Io quando l'ho utilizzato la prima settimana mi veniva un mal di testa atomico, quindi anche se ne spruzzavo veramente poche gocce, quindi ha una forza mega galattica e poi purtroppo tende un po' a svanire. Grazie, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about.